Di nuovo insieme, ben trovati con le notizie sportive della TG Noi. Partiamo con il calcio nel secondo turno di Coppa Italia di Serie C contro l'Olbia. L'appuntamento è mercoledì alle 16 al Porta Elisa. Mister Maraia darà ampio spazio al turnover in quota lucchese. In campo ci sarà sostanzialmente la squadra che ha vinto con il Fiorenzuola. Sentiamo allora le parole del mister della Lucchese Maraia. Di giocare dopo due giorni, dopo una sconfitta, è sempre positivo perché insomma ti fa dimenticare velocemente la partita precedente, quindi da questo punto di vista è sicuramente positivo appunto. La Coppa che dove noi vogliamo onorare, dove ci teniamo a far bene, dove scenderà in campo quei ragazzi che hanno avuto meno spazio, che hanno voglia di essere all'altezza come hanno fatto precedentemente. Ecco, ci teniamo a fare una bella partita, a vincere, perché comunque dopo la sconfitta di sabato la vittoria sarebbe importante e ci darebbe il giusto entusiasmo e la tranquillità alla squadra in proiezione di sabato. Saranno tutti quelli che hanno giocato Venezuela, è chiaro che modifica ci sarà, poche, però hanno loro dove però in quell'occasione hanno dimostrato una partita anche difficile, complicata con Venezuela, che inizialmente la partita con tanti giovani, ma poi terminò la partita con tanti elementi che poi fanno parte della domenica. Quindi, un mercoledì di Coppa Italia anche per la Serie D, l'appuntamento è per il Seravezza contro la Pistoiese. Sentiamo Roy Lepore. Il Seravezza Poce di Walter Vangioni è rimasta l'unica squadra della nostra provincia in corsa nei 32esimi di finale di Coppa Italia di Serie D. Alle 20:30 mercoledì affronta il comunale Melani la Pistoiese, che ha cambiato allenatore proprio la settimana scorsa, esonerando il viareggino Emanuel Cascione. Per il Seravezza Pozzi, dopo il pareggio in rimonta 2-2 con il Tau Calcio domenica in campionato, si tratta subito di un'opportunità per tornare a riassaporare il gusto della vittoria, che nell'ambiente verde-azzurro manca ormai da un po' di tempo. Recuperare comunque lo svantaggio due volte con la doppietta di Lorenzo Benedetti è un segnale che la squadra c'è ed è viva. Manca solo la molla che fa scattare la vittoria per ridare morale e chissà che la Coppa Italia non possa essere l'occasione giusta. La Pistoiese, come capita spesso quando c'è il cambio di allenatore, ha vinto sul campo del Salzo Maggiore, ultimo comunque in classifica 5 punti con il punteggio di 4-2. Il morale quindi c'è ed è alto per affrontare il Seravezza Pozzi. Intanto, dopo la sconfitta sul campo del Monte Spaccato per 1-0 del Livorno, la società Amaranto ha esonerato l'allenatore Lorenzo Collacchioni, che quest'estate era del Camaiore. Lasciamo il calcio, veniamo adesso alla ginnastica, un altro grande risultato per la Raffaello Motto di Viareggio. A Chieti la società conquista due titoli nazionali nel campionato individuale Gold Junior Senior di ritmica. Alle finali di Ortona la Motto ha trionfato con Chiara Vignolini fra le senior e Chiara Puosi fra le junior 2, a riprova delle indiscusse doti tecniche delle atlete e della qualità del lavoro svolto dallo staff, ricordiamo guidato dalla direttrice tecnica Donatella Lazzeri. Chiara Vignolini si è laureata dunque campionessa italiana nella categoria maggiore con 112,350 punti, risultando la migliore al cerchio e al nastro. E a Ortona è arrivato anche il sesto titolo nazionale per Chiara Puosi, appunto vincitrice fra le junior, con 105,800 punti e prima sia al cerchio sia alle clavette. Il tennis, dopo tre sconfitte in altrettanti confronti, le ragazze del Tennis Italia a Forte dei Marmi hanno ottenuto il primo successo stagionale nel campionato di Serie 1 a squadre. Lunedì si sono imposte 4-0 sui campi della capolista Beinasco, anche se molto probabilmente non basterà per evitare i play-out. Adesso il circolo Forte Marmino è atteso da due impegni casalinghi, che vi ricordo domenica contro il Rung su Tirol e il 20 contro il TC Genova. L'intento è proseguire la risalita in classifica, confidando di poter contare sulle proprie giocatrici migliori. Mi fermo qua anche con lo sport, ancora una breve pausa, tra poco la terza parte del TG Noi.